Sì, non ha fatto. È morta, è morta, è morta. Che cosa è morta? Che è morta? Che? Qui siamo tutti vivi, no. C'è qualcuno influenzato e basta. È morta, la democrazia è morta. È morta. La democrazia, è speriamo morta. Che non muoia mai la democrazia. Non c'è più libertà di parola, qui ci si esprime tutti, però in fondo poi si ruba quello che è l'essenza della democrazia, no? Che è anche il dissenso. No? Allora, parlo? O devo dire tutto, Sor Baudo? Sor Pippo mio? Che non capisco neanche. Già ma come non capisce? Lei fa sempre l'ognorri così, fa finta di non capire. Ma alto, che cos'è alto. Questa fine della democrazia? Perché è la fine della democrazia? Perché qui quante giurie ci stanno? Allora, ci sono quelle due popolari, quelle di fuori, giusto? Certo. Poi c'è questa con i tecnici che mi viene da ridere, però io sto zitto, non dico niente. Però dico, questo bel pubblico, siamo 500, qui non c'è la giuria popolare da studio. Ma le male democrazia ma questa? Guarda, senti un po', fatemi sentire. Qui ci vuole un capo popolo. Ma che vigliaccata. Allora, Sor Pippo mio, le cose le dico? Allora, se lei mi dà l'autorizzazione, siccome siamo in diretta, non vorrei che dopo, domani gli chiudo. Libertà, dica quello che vuole. Allora, se dopo domani gli chiudono la trasmissione, non è colpa mia. Non vorrei che lei, per causa mia, perda il lavoro. Allora, lascio, dico, parlo. Dica, avanti. Sor Pippo. Che? Sa giuria, primo, chi ha chiamata? Questa no, giuria? No, primo, punto noi della redazione lei. Abbiamo tutti pensato. Tutti tecnici. Allora, e allora abbiamo parlo. Scelto Italia. La più grande giuria che si potesse avere. Me faccia sta zitto. Allora, vabbè. Me faccia l'applauso, fate l'applauso, bravo, applaudite, date corda. Sor Pippo, allora. Primo, lo dico, adesso io parlo, non mi importa niente. Allora, Red Ronnie qua, sto ruscio, primo. Allora, dico, Red Ronnie. Che fa? Far disc jockey? Sì. Allora, ha mai cantato? No, lui gli mette i dischi, mica ci canta, quindi a casa. Poi, no. Ste due qua, Fiordaliso e Sartre qua, con la barchina in testa. Dico, no, voglio Rita, dire... La signorina Rita Forte. Sì, signorina, 20 anni fa. No, sto scherzando. Vabbè. Lo dico, vabbè. So cantanti? No, dico, so cantanti. Sono no, delle grandi cantanti. Lei mi deve spiegare perché. Allora, perché è Zor Mughini con quell'occhialetti da Circo Medrano? Che c'entra qua? Che c'entra questo? Signor Giampiero Mughini, un esperto di musica, ha scritto dei libri. Ha viaggiato in tutto il mondo, conosce la musica benissimo. Non si vergogna, eh? Allora, ma io dico, allora questo qua fa è il critico di musica e non ha mai cantato, manco dentro al karaoke. Fa il critico a controcampo di pallone e non ha mai giocato a pallone. Allora, facciamo una bella cosa. Quest'altro anno lo mandiamo a fare il presidente della giuria a di Miss Italia. Lui che non ha mai. Ma per piacere, vada, via. Sì, bello! Sì, più bello di tutto quanto! Abbiamo un po' di rispetto per gli ospiti, per favore! Signori, Giulio De Piscopo, più forte di tutto quanto! Sì, va bene! Piacere! Abbia un po' di rispetto, perlomeno, non venire a rompere qua! Eravamo a Chicago Opera House con Mike. Ci viene un po' in mente? Sì, il Chicago Opera House. Chicago? Ti ricordi? Chicago Opera House. Non si possono dire certe cose. Perché? È qua, Chicago Opera House è un posto molto bello. Dove tu non andrai mai. Che cosa vuoi che sei venuto qui? Allora, io, cosa Mike, fai con le parte sto qui vicino a uno dei più grandi batteristi di tutto il mondo. Esagerato. Però no, secondo me è vero. Dico, sono Mike, però io ho lo scoop incredibile, perché dopo canto, però... Che scoop hai? Io ho la prima batteria di Tullio De Pisco. Ah, quando lui era proprio, la mia? Era beh, proprio quando erano bambini? Tu hai un giro, vai, era proprio così. Fammela vedere, dai, porta qui quella roba. Ma sì, ma quanta balle, dai. Me lo sono dovuto trascinare dietro per 2 anni a momenti di gloria. Non sapeva... Ma questa, cosa fai? Dove sei andato in cucina a rubare le pentole? 10, signori e signori, che sei garanzia a vita napolitana? Non è proprio la come mia, no? Però ci hai azzeccato. Ma questo è proprio, tu gli hai iniziato proprio la coppa si può azzeccare. Ti perdono. Sa Giovanna? A Graulano. A Graulano.
c'è Mike, io la saluto, tante ecco, belle vai, cose. Vai, vai, se, vai. Se mi dice male come batterista, mi faccio due spaghetti. Due spaghetti. Pubblicità, vai. Mario Bianchi, dai, dai, dai. E beh, è bella pepata, eh? Sì. È bella pepata, mi è bella pepata. Mi ricorda qualcosa? Mi ricorda se è possibile l'accostamento con le dovute proporzioni e le dovute, il dovuto rispetto, anche per il signor Barbareschi, un po', posso dire, signor Costanzo? Posso dire. Bill Clinton e Monica Lewinsky. Ha detto lei, eh? Non ho detto niente. Ha detto lei, hanno sentito tutti, ha detto lei, io. Io non la Lewinsky, però. Sì. E io avevo pensato a sta cosa, sai, da prima. Ma infatti tutta il fatto che poi, diciamo, anche questo conflitto che è finito, ringraziando il cielo, in fondo alla storia è che c'è stato un riavvicinamento tra Monica e Bill, quindi lui si è rilassato di più, lei è tornata, si fanno i regaletti, c'è questa storia carina, no, non ridete perché è una storia carina, si fanno i regaletti. Lui intanto gli fa delle cose, a Natale gli ha regalato un paio di ginocchiere. Questa Europa, allora uno dice sa che noi c'è, lo sanno allora che faccio, mi compro il giornale e mi trovo un bel lavoro, magari anche europeo, e certo, oh, il mondo del lavoro, ma che scherzi, una accessibile a tutti, compri un bel giornale, ci stanno 25 fogli soltanto sulla pagina, soltanto sul lavoro, troverò una cosetta, no? La cosetta la troverò, e che ne la trovo? E che ne la trovo? Ah, vedi che cercano, un SEP Project Manager, un senior consult, un consult in area SAP, poi un consult in area GDE, questo è facile, più facile, questo si può fare. Ah, senti qua, vedi, poi ci cercano un project manager, un project engineer, un design engineer, un manufacturing engine manager, un sales engine application engine, un business community leaders, un finance leader, un IT junior project manager. Ma secondo i cazzi tuoi, se io ero capace a fare questo, stavo a Zelig, eh? Come minimo stavo sull'Enterprise, anche affettarmi il capitano Kirk e tutto il suo equipaggio. Poi prendevo l'astronave perché sono un seller manager progredente, papà moccatore. Andavo su Venere e mi aprivo un chiosco di grassa checche. Bastano due fogli, cosa era scritto? Cerchiamo due muratori a quarto giaro. Ah, uno capisce, grazie. Io c'ho fame, ci fermiamo? Oh, ma io ho qui la colazione al sacco, eh? Oh, io c'ho fame! Ah, la colazione al sacco! Ah, io ho portato tutto, Ale, eh? Io mi sono alzata alle 6:30, tu a che ora? Allora. Alle 8, vero? Che non devi fare niente, mortadella. C'è niente da fa. Ecco, c'è sta pure la pizza bianca, che la mortadella, quando ero bambina, c'era mio cugino, sai che ho una marea di cugini io, perché da parte di mia madre sono tante sorelle. Ma hai avuto un rapporto con un cugino? Ma che domande che fai? Pensa di sì, perché sei rimasta tua spatta diventa rossa, eh? Ma va! Pensa di sì, Ale! Ma cosa dici? Allora c'è la cosa che c'è mio detto, non c'è cosa più divina! Dai! Taradatara. Ciao biletto! Ah, pure bravo, sono viaggiato! Vai, donna energica! Mettiamoci un po' di energia! No, ma non mangiare! Ma no, se praticiamo! Ma sei coglione, sei! Ma quanto sei! Sì, ma sei coglione! Dai, qualcosa! Caccia! Ma sei cretino, vai contro! Dai! Ma guarda che mi hai fatto! Ma sei coglione proprio, hai bagnato tutto! Sarò la tua birra! Ma che asciughi la bustina che asciugamano del vino è mia? Ma falla finita, ma dammi sta asciugamano! Ma mo te faccio scendere qui all'autogrill! Oh, tu non mi provochi, mi devi tenere occupata. Certo, vuoi tenere le mani occupate? Ma guarda!
da questo dove mi ha portato. Ah, anche lei qui. No, è che gli avevo detto di andare all'inferno, ma questo mi ha preso la lettera. Eh? Certo che è un vero inferno. Ah, modestamente soffrono tantissimo. Complimenti. Grazie. Ma non si fermano mai, neanche per un caffè. Magari! E allora... Non c'è più religione. Segafredo intermezzo è buono. E poi qui è bello caldo. Scalda l'anima. Signor Belzebù, quante sono le miscele Segafredo? Tre. No, quattro. Ne sa sempre uno più del diavolo. Hello, boy. Ci facciamo un brunch, un lunch, un coffee break. Ma che stai a dire? È l'idioma. Ah, è idioma. Se ne incontrano dei idiomi nella vita. Coffee? Molte ci metti pure te. Kimbo. Metti giù le manos. Ma a me ma like. A te te like, ma a me mi piace. Quello lo conosci? Sì, è il mio ex fidanzato. Siamo stati insieme per 5 anni fino a 2 mesi fa. Poi ci siamo lasciati. Ci siamo lasciati. L'ho dovuto spingere io fino a fuori alla porta di casa. Beh, è un tipo particolare. Particolare, sì. Ciao, Robè. Ciao. 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 Piacere, D'Alessandro, Massimo D'Alessandro. Michela Tiberi, piacere. Piacere mio. Papà. Non è papà. Papà deve essere ancora tumulato. Però dalla foto somiglia, eh? Massimo è in cinese. Cinese? Forse sta luce che sbatte, le sguincio, magari... Scusate, ci fai? Tanto. Questo è un mito. Che vuol dire per te un mito? Ma no, mito nel senso che è un tipo particolare, no? Ma se non l'hai mai vista? Direttore, io non sono neanche a Milano, sono a Roma adesso. Ma lei è più piccola o più grande di te? Secondo te? Va bene, le avrà. Secondo me un po' più piccola, di poco però. 23 giorni. Hai visto? Pronto, Fausta, porti 500.000 lire al direttore della mia banca, per favore. Sta sempre al telefonino. Pure in camera mortuaria, avrà fatto 50 telefonate. È vero, ben po' di pazienza ci vuole, eh. Che devi fare? Non più! Buone! Ferme! Buone! Scusa, papà. Me vanno a far cantare! Radio, TV, ancora con il ristorante! Ma non lo so, fino a ieri parlavi solo di quello! Oh! Ma facci sapere che cosa hanno detto! Sono sbiancati, 8 milioni, con punte le 9. Allora Peluso mi ha detto, vieni qui, questo è il contratto, tu fa quello che ti pare, magna, canta, suona, fai il padrone, questa è casa tua. Ciao papà. Ragazzi, è ora di finirla con la romanità, con le canzonette. Ciao Sam. Oh, ciao, sì. Parla, che non posso stare. Come, non posso stare? Insomma, niente, alla fine faccio sto concorso. Castrocaro? No. È Inter Applauso Net. Ma non avevi detto Castrocaro? No, questo è molto meglio, sai, poi oggi i concorsi come so. Ma te lo conosci, Mignotti?
Io conosco il figlio. E chi è? Il famoso figlio dei Mignotti. Comunque appunto, vedi, non lo conosci, quello ha vinto Belluno, poi si è arenato, si è fermato, mo balla a tirar fuori da ste cose. Ma vedi questi che fanno? Tutta via computer, musica Ital Techno. Cos'è? Musica Ital Techno. Ma che era Marche Bide. Ma non ti sembrano un po' strani questi che te vanno a far cantare così, di punto in bianco? Oh, a te ti sembrano pure strani, a me mi pagano. Ma ti pagano davvero? Oh, ma hanno fatto il contratto. Sì, ma... Oh, ma che è? Complotto, tutti contro di me, fatemi respirare aria! Uè, guarda che noi lo diciamo per te, Ma va... Ho capito, mi hanno sentito, gli sono piaciuto, ma vogliono far cantare, ma che c'è di strano? Io non far messere su uno, perché voi non fate il servizio ai tavoli? Basta che poi non te lo fanno a te il servizio. Mamma, sta l'erba cattiva non muore mai, oh! Del gruppo storico degli amici di Ostuni fa parte anche Mario Sapone. Autista di scuolabus, ma soprattutto didatta. Ci attacca! I saltati che ci attaccano! Ci attaccano proprio! E noi che facciamo? Ci copriamo? No! Mettiamo la terza punta, mettiamo! 4-3-3, voi! Marcateci adesso se siete capaci! Guarda là! Soffriamo un po' a centrocampo, soffriamo! E chi si sacrifica delle punte? Io! Bene così, perché eravate in contropiede, fateli venire, che li friggiamo piano piano! Attenti, occhio, pronti? Vai! Fuori gioco! Non lo sapevo, lo sapevo! E che ci hanno fatto gol, ci hanno fatto! La destra, la destra, la destra! Ha detto Silvietta che ha bisogno di una scatola di matite colorate per la scuola. E che problema c'è? Lo sai com'è fatta? Magari non te lo dice, c'ha paura per i soldi. E che sarà mai? E c'è con pure l'albo ci compro. E mo non posso neanche comprare l'albo per mia figlia. Perché non sei rimasto con gli amici? A fare che cosa, scusa? Ma perché non mi vuoi che con te? Quando guarisci usciamo insieme. Non fare così però, E invece sì. E alle bambine non ci pensi? Io per loro lo dico. Oh, guarda che ci sono passati pure gli altri, sai! Te l'ho letto su gente di quell'attrice che hanno portato in America. L'hanno curata, sta meglio, è guarita. Mi fai arrabbiare, mi fai! Ma me ne vado, guarda! Mario. Mi prendi la mano? Mario, bello mio. Vada bene. Quante volte ti devo da dire che in camera da letto non si fuma? Ancora? Ma te ne vuoi andare? In camera da letto non si fuma. Che rottura dei coglioni. Che ha detto? Niente, niente. Bentornato. Ispettore Girardi. Non me lecca il culo, cioè non so, ispettore. Ho capito, ma che c'è sta a falla? Te stavo a aspettare. Sul cornicione, al quinto piano. Ma come ci è arrivato? So Spider-Man. Forza, dammi una mano. Oh, non mi buttate sotto che da furto diventa omicidio. Ma quale furto, ispettore? Ma quale furto? Non ci provà perché so tutto, Te cacco la zagaglia e travezzino al prato della signora. Vabbè, diciamo che è vera, ispettore. Però il reato non c'è perché noi abbiamo rubato niente. E il padrone di casa è tornato prima dallo stadio perché hanno interrotto la partita. E chi ha interrotto la partita? E chi ha interrotto? L'arbitro. Alla fine del primo tempo, però, ci ha preso la monetina a fronte, decorsa all'ospedale. Che da curva gli hanno tirato la monetina e hanno preso un fronte? No, infatti gli hanno tirato dalla tribuna d'onore, quella dei signori. Mortacci loro. E di chi non glielo dice? Si squalificheranno il campo, sicuro.
Aspetta, ricorda la mia signora? Non mi pare, no. No, manco io mi ricordo. Come? Aspetta, l'altro anno, ma quando mi è venuta l'estate con quell'attico e superattico? Abbiamo più magno. Ah, c'è, ma ricorderei. Ma che stai cercando? Ma che stai cercando? Ma mettila su, dai. Mettila su. Dai ragazzi, gentilmente però, dai, su, dai, ragazzi. Scusate il ritardo. Scusate. Il professore, il professore. Grazie. Applausone, applausone, ogore Napola, ogore Napola. Mi sono vestito bene per voi amici, per onorare la vostra casa, eccoci qua. Che cosa meravigliosa, che meraviglia. Dimenticavo, scusate, è un oggetto, è fondamentale. Ora, molti di voi l'hanno riconosciuto anche a casa, no? Perché questo è un oggetto dei nostri nonni. Chi non ce l'ha a casa, una vecchia valigia dei nonni in cantina. Questa è di mio nonno Aitano Gaetano, che partì dal molo Beverello per andare nel New Jersey. Parliamo di 100 anni fa. Si partiva con la valigia di cartone. La valigia di cartone si partiva e i nostri nonni partivano con 4 stracci, tanta fame e 1 miliardo di speranze. E si partiva e si andava. Il lavoro, a cercare lavoro, a trovare lavoro, quando il lavoro era una parola buona, univa le persone, era una cosa internazionale come positività, il lavoro. Adesso anche in Italia il lavoro è diventato un po', no? Ognuno poi ha la propria terminologia per definire il lavoro. A Milano il lavoro è lavorare. A Milano pure i disoccupati corno, mando avanti, corno pure sulla scala mobile, ma se è mobile ci arrivi da solo, voglio dire, no? A Roma, nella mia città, a Roma, il lavoro è... Lo famo domani, no? Ma come fai adesso? Ma lascia perdere, no? Ma non lo fa per niente, ma tanto, ma che te frega? E voi, amici, avete inventato una parola che è l'essenza di qualcosa di straordinario, perché soltanto i napoletani hanno inventato una parola che non c'è nel mondo, perché qua il lavoro non è lavoro, è a fatica, sangenna, ha già faticato tutto il giorno, è fatica, è sangue, a fatica, per un napoletano pure fa un pirte, è fatica rinta. È meraviglioso, è straordinario. E a Palermo in Sicilia un travaglio, un parto al giorno. Ma vediamo poi come si è evoluta la parola lavoro, perché una volta tu c'avevi il carpentiere, cercavi i carpentieri, i falegnami, gli idraulici. Mo si è evoluto, adesso non ci si capisce più niente. Fai un foglio, scrivi stiamo cercando 2 falegnami a Nola. Almeno uno capisce, no? No, non torno, mi resto fuori, a fatica per tutto quanto, non so niente, so carne di macello, so emigrante. Alessandro, grazie Gigi, grazie. Alessandro Di Carlo.